Prendilo! Nani! Questi nani che vanno in televisione a dire ho letto! Prendilo un altro ecobus. Guarda, l'ecobus è perfetto, quanti ci sono dentro? Uno! Uno! Che non c'è neanche il biglietto se ti prendono, vedi? Ma il senso di queste cose, allora qui bisogna cercare di cambiare. Poi siamo andati a votare il voto di preferenza, il cambio della legge elettorale. Non puoi pensare di andare avanti con in una situazione dove non puoi votare, tu non puoi dare la preferenza. Questi qui non li ha votati nessuno. Quale popolo che sovrano? Non c'è niente di sovrano. Abbiamo 1000 parlamentari nominati da 6 segretari di partito. E allora adesso, sinistra, facciamo il referendum per togliere i finanziamenti ai partiti, cambiano le parole e mettono rimborsi elettorali. E si dividono 1 miliardo di euro, si sono divisi, destra, sinistra e centro, 1 miliardo di euro, a te ti chiedono di sacrifici e loro prendono 500 milioni di PDL, 400 milioni di PD di Manuel e fino ad arrivare all'ultimo partitino con 30-40 milioni l'anno. E tu fai sacrifici e loro prendono e si fanno gli studi, si fanno le televisioni, vanno fuori, vanno all'estero con i cazzi dei tuoi soldi e poi vanno sui tetti a fare cose, opere di solidarietà, vanno sui tetti con i cassa integrati, vanno sui tetti con gli studenti per la scuola, non ci sono i soldi per la ricerca. Non ho mai visto un parlamentare alzarsi in Parlamento e dire benissimo, i soldi dei rimborsi elettorali di quest'anno li diamo alla scuola, alla ricerca e agli operai Populista, siamo fieri di essere populisti. Populista è una parola buona, vuol dire vicino al popolo, vicino. Maledetti. E allora, qui può essere una cosa diversa questa qua, ma bisogna che ognuno di voi debba partecipare con la rete, via internet, voi ragazzi. I meno giovani parteciperanno alle assemblee, non so, dei vari rioni di destra, si parteciperà, faremo referendum propositivi senza quorum, siete voi che dovete decidere lo sviluppo di questa cazzo di città, vi stanno preparando il più grande raccordo europeo, vi fanno passare pedemontana, cemento, perché devono dare soldi a quelli che li votano, devono dare soldi sulla vostra pelle. O vi decidete a difendere il territorio, se no non vi rimane più un cazzo di questa città qui. Oh! E allora, io non so come farvelo capire, stiamo andando benissimo. Sì, adesso poi le do il microfono, mi faccio finire. Sì, e mi dici. Io l'ascolto, ma aspetti, le do il microfono poi. Le do il microfono. Sì, ma ti do il microfono dopo, mi faccio finire. Se no, poi arriviamo a mezzanotte. Sì. Ti chiamo sul fatto, vieni di qua. Pericolosissimo. Lo facciamo parlare, si abita qua, bisogna rispettare la volontà di tutti, venga di qua. Allora, qui bisogna che voi vi alziate e seguite queste persone qua, le seguite. Noi non siamo venuti a chiedergli un voto così, a mettere una X sul nostro simbolo. Qua ci sono ragazzi che stanno lavorando gratuitamente. Gratuitamente significa che se noi riusciamo a togliere questi rimborsi di miliardi di euro a questa gente, li tagliamo il cordone umbilicale, buono, sono già finiti, vivono con i nostri soldi e basta, vanno in pensione dopo 5 anni, noi ci andiamo dopo 41, cazzo hanno stipendi, è una cosa incredibile, i consiglieri regionali si dividono 12, 13, 14 mila euro netti al mese e quando vanno a lavorare vogliono un gettone di presenza di 150 euro, queste cose qui devono finire per i canoni di 2 devono finire per i canoni 2 e 3 incarichi, non puoi fare il ministro e il sindaco, non puoi fare il parlamentare europeo e il senatore, fai una cosa,
con uno stipendio normale, come abbiamo dimostrato noi. Due sono entrati al Consiglio regionale Piemonte del Movimento e due al Consiglio regionale dell'Emilia Romagna. La prima cosa che hanno fatto, si sono ridotti lo stipendio dell'80%. Hanno detto noi 11.000 euro a testa è troppo, ne avrebbero presi, cazzo! Ma ha detto è una cosa vergognosa, se vogliamo dare l'esempio cominciamo da noi. Prendono 2.500 euro al mese e mettono la differenza destinata a un fondo da distribuire per opere della città e della regione. Porca puttana, lo stanno facendo! Noi abbiamo preso l'anno scorso 500.000 voti in 5 regioni, senza soldi, senza i giornali, con l'informazione che non c'è, con l'informazione che non avverte. In piazza Milano eravamo più di 20-30.000, ho uscito due richieste, oppure mandano l'ANSA, mandano i fotografi dell'ANSA, sai cosa fare, cosa hanno fatto a Varese, la Varese era piena, è venuto il fotografo dell'ANSA, quell'associazione di disonesti che manda fotografia, sono venuti un'ora prima che iniziasse il comizio, stavano ancora montando il palco, hanno fatto due foto con nessuno, poi è venuto con la piazza piena, si è messo in prima fila, mi ha fatto le foto dal basso verso l'alto e io ero da solo a parlare, e poi ha dato le due foto, la piazza vuota e io da solo che parlavo. Questa è l'informazione, ma non ci fermano, non ci fermano anche se ci danno dei palchetti di merda così, che ci fanno pagare la luce, anche se ci fanno, ci mettono i lavori in corso finti per restringerci la capienza, arrivano gli operai e dicono guardi ci hanno mandato, me lo dicono a me, ma noi siamo suoi, oh, adesso appena inizia togliamo le transede che vanno da fanculo, mandano un attimo, lui, io ti riconosco, l'unica televisione che mi riprende, Latino, sono tutti con noi, i carabinieri sono tutti con noi, anche loro hanno i coglioni pieni di sportare dei criminali e proteggere delle persone per me. Non ce n'è uno che gira in mezzo alle piazze, non ce n'è uno. Quando vanno negli alberghi, nei ristoranti, vengono blindati, quei poliziotti a sette si sono mossi, se li portano coi pullman. E poi a me chiedono, una volta che vado ogni 15 anni in televisione, mi chiedono il contraddittorio, hai capito? Il contraddittorio! Tu dovresti dare il contraddittorio a un coglione che dice una stronzata, vai lì e fai il contraddittorio per una stronzata! Ma quando tu parli con un imbecille, uno che ti vede da fuori, vede due imbecilli che parlano. Allora quale contraddittorio devo fare io? Con un ingegnere, ingegnere dei materiali, neanche nucleare, che va da Santoro, si chiama Battaglia, e va a dire in giro, e va in televisione a dire che a Cernobi non è morto nessuno. Uno così, non gli devi dare il contraddittorio. Gli devi fare una denuncia e mandarlo in galera. Il contraddittorio. Questi ministri finti, non eletti da nessuno, come quello, come si chiama quello lì? Lupi, uguale alla figlia di Fantozzi. La figlia di Fantozzi. Ha detto che vuole il contraddittorio con me. Lupi, il contraddittorio, non sono io. Siete voi il contraddittorio di Lupi. Vieni qua a fare il contraddittorio con le persone. E questo dicono. Fuori. Adesso vi dico una cosa, come siamo arrivati a questo, è un miracolo, con i mezzi di comunicazione contro, con i giornali che non ci cagano neanche, fino a ieri eravamo, nelle percentuali eravamo altri, noi siamo altri e siamo orgogliosi di essere altri. Il nostro programma. Noi siamo il nostro programma, è un movimento giovane, di un anno e mezzo, nato sulla rete. È chiaro che non abbiamo, ancora non parliamo di politica, dovremmo parlare di politica, dovremmo farci la nostra anima politica. Per adesso parliamo di idee, di mobilità, di acqua, di wifi.
dovremmo, non siamo politici. A Milano è arrivato un ragazzo di 20 anni, probabilmente entra dentro, tutti a dire sono giovani, sono dei giovani, sono delle ragazze, sono troppo giovani, sono inesperti, è vero, sono inesperti, non sanno come rubare, come falsificare un bilancio, come fare apporti truccati. Ecco, la nostra esperienza è il nostro valore aggiunto, italiani! Venite, attraversate, tenete il coraggio! Attraversate, fate una dimostrazione in questa cazzo di piazza che esistete, che siete persone. Uno, guarda uno, venite qua, siete una puttana, venite di qua. Che cazzo fai se la fai di una testa? Vieni fuori la pancia così con un colesterolo. E allora è venuto il momento, arrivo, aspetta, non esagerare, hai preso quelle pilloline azzurre, aspetta. Adesso allora, sta a sentire. Dato che non possono truccare queste elezioni, perché noi andremo a votare, di nuovo, voto di preferenza qui c'è, non ce la possono togliere. Che cosa fanno? Fanno come le regioni. Le regioni ti do le mine, tu mi dai la Toscana. Fanno come le comunali a Milano. La Moratti ha già vinto, lo sanno benissimo, hai già vinto quando il tuo marito petroliere ti dà 20 milioni di euro da diventare sindaco, anche un coglione diventa sindaco con 20 milioni di euro, ha già vinto perché? Perché la sinistra ti ha messo vicino a Pisapia, che è morto, è una brava persona ma è morto, va con un megafono vicino ai pensionati, guardate il video su YouTube, è incredibile, va col megafono, c'erano quattro pensionati seduti sulla panchina, gli va a un metro col megafono e dice io sono con voi, ma che cazzo grida, siamo a un metro, sono già morti, quindi vincerà sicuramente quell'equivoco di sindaco, mentre vince a Milano e faranno vincere alla sinistra a Torino, ci sono tutti i piedi di Milano, noi sinistra ci teniamo a Torino, con Chiamparino è successa la stessa cosa, Chiamparino ha vinto perché gli ha messo vicino chi? Buttiglione, che non lo votava neanche sua mamma, e adesso c'è Fassino, detto globulo, perché c'è un globulo del cazzo, da 40 anni costa 20.000 euro al mese quel globulo, gli ha messo vicino uno che non si sa chi cazzo è, si ha perso, gli ha messo vicino uno che faceva il PR di una discoteca, che si chiama, come si chiama? Coppola! Ma come cazzo fa a votare il torinese uragano? E allora, fanno così, si giocano le regioni a tavolino, noi facciamo il soprammobile, siamo lì, possiamo stare lì, bene, fai un po' calmare quel signore lì, poi lo faccio parlare, non ti incazzare, ti dico che ti faccio parlare. A prescindere, capisci? Lui è uscito e ha detto, guarda, perché lo mollano a casa, lo mollano qua, vai un po' divertito a rompere i coglioni.